Buonasera e benvenuti nel mio canale. Allora, oggi farò un video un po' diverso dal solito. Di solito faccio video dove comunque mi trucco, scherzo e gioco, ma questa volta è un video un po' più serio, dove chiacchiero e spiego una cosa della mia vita privata. Allora, come avete visto, non ho più messo video su YouTube di make-up perché mi sto impegnando a fare un'altra cosa, che è una cosa molto più seria. Per me, per la mia circostanza, diciamo. Allora, proverò a fare questo video senza fare tagli, modifiche, niente, proprio perché così spiego al meglio e capite, diciamo, al meglio. Scusate se ogni tanto guardo lì per vedere a me come sto. Comunque, allora, io comunque da lunedì comincerò a fare un percorso dimagrante perché veramente ne ho bisogno, l'ho provato tantissime volte a fare, non è la prima volta, perché io comunque con il cibo ho un rapporto un po' così. Ovviamente le persone vedono quello che vedono da fuori, ma non sanno mai quello che c'è dietro. Io faccio questo video su YouTube, mi espongo così tanto perché comunque vorrei aiutare altre donne, magari che si sentono come me, altre donne, altre persone che hanno questo problema, questo tipo di problema. E le vorrei aiutare comunque a sentirsi magari meno sole. Ovviamente la gente da fuori ti offende, ti parla male, però non sa comunque quello che c'è dietro. Allora, io sono un po' di anni che ho un gravissimo problema con il cibo, cioè per me il cibo è la cosa più importante della mia vita. Molte volte ho perso 20 kg, ma ne riprendevo 30. Molte persone mi dicono: ma perché non ti operi? Cioè, ragazzi, non mi opero perché io non voglio operarmi, cioè non voglio farlo perché io comunque ho paura. E io sono una tipa che, anche perché, ragazzi, il problema viene da qua, cioè non viene dalla bocca, viene dalla testa. Dipende sempre come vi sentite voi dentro. E quindi mangi perché sei triste, mangi perché sei felice, mangi perché devi festeggiare, mangi perché hai voglia, mangi perché. Qualunque cosa è, cioè un filetto qua mi dà fastidio, qualunque cosa è, devi mangiare, cioè c'è sempre la scusa per mangiare, questa è la mia vita. La mia vita è così, che mi sveglio la mattina, che penso al cibo, vado a dormire che penso al cibo. Lunedì sarò seguita da uno specialista, scusate, vabbè. Sarò seguita da uno specialista comunque che mi seguirà passo passo. Userò anche degli integratori, dei pasti, no, non sempre userò pasti, come si dice, pasti sostitutivi, no, perché comunque farò una dieta con sana alimentazione e comunque molto sana, cioè non ci saranno schifezze. Io comunque adesso il mio obiettivo è di arrivare a 50 kg, ho questo obiettivo e io comunque per 6-7 mesi non voglio fare neanche uno sgarro, cioè c'è quella pizza a settimana, ma io non voglio neanche quella, ok? Io farò questi video dove spiegherò come mi sentirò, spiegherò quello che mangerò, spiegherò un po' di cose, magari come mi sento, come mi sono sentita nell'arco della giornata, come mi sono sentita, che ne so, ovviamente ci avrò dei sbalzi di umore tremendi, cioè sarò felice, dopo 2 minuti sarò tristissima. Spero che le persone capiranno, non offenderanno sotto i video come i soliti idioti che offendono. E spero solo che capiranno. Io le strade facili, ragazze, non mi sono mai piaciute, quindi sarà difficile, sarà costoso, perché ragazze, comunque una dieta è costosa, è inutile dire basta che ti chiudi la bocca, non è così. Comunque devi sempre avere alimenti di prima scelta, devi comunque pesare tutto, devi mangiare tutto, cioè, e non mi dite, ah, ragazze, per dimagrire devi chiuderti la bocca. Non esistono mezze strade, non esistono mezze vie, non esiste mezza. No, cioè non esiste, se fate le furbe come facevo io, comunque ci rimetti solo te stessa, non ci rimette magari il nutrizionista o il dietologo, i soldi, no, comunque ci rimetti tu. Io devo fare per forza questo percorso, ragazze, perché comunque proprio anche mentalmente non è che mi serve, lo devo fare, io vi porterò con me in tutto il percorso, dovete seguirmi sulla pagina Facebook che ho, sulla mia pagina. E mettete like così almeno vedete tutti i miei aggiornamenti. Spero che sarete in tante a farmi compagnia perché comunque sarà molto difficile. E quando comunque non c'è nessuno che è come te, non ti può capire. E uno dice: ma io ti capisco, sai, anche io questo. No, cioè, se tu non ci sei,
non ci passi, non lo puoi capire, cioè comunque non sai cosa vuol dire svegliarti di notte e pensare al cibo, da mattina pensi al cibo. Io comunque questa cosa la faccio, io da lunedì comincio e stavolta devo arrivare ai miei 50 kg, non importa se le persone dicono che 50 è poco, io comunque devo arrivare a quel peso, ovviamente sempre il mio dottore perché io sarò seguita, quindi non è che io mangio a cavolo di cane. Mi dirà, guarda, Ambra, tu sei dal tuo peso forma. Io, ovviamente, smetto e faccio il mio mantenimento. Comincerò un percorso anche di allenamento. Comincerò adesso. Comunque, sono belle giornate, quindi già si può camminare, si può uscire, si può comunque allenarsi. Io comincerò questo percorso. Spero che in tante comunque mi seguite, mi aiutate, mi date la forza perché sarà molto, molto dura per me. Io, comunque, avendo questo problema, ho dei sobbalzi di umore tremendi. Devo per forza perdere questi chili. Ovviamente farò tutti i video, farò una volta a settimana o quando voglio, magari come mi sento, anche video quando sarò triste, sarò felice, farò questi video. E niente, ragazzi, vi voglio dire questo, che da lunedì comincerò questa cosa e non è un, come sempre, no, da lunedì comincio la dieta, no, regà, purtroppo questo dottore non c'era prima di lunedì e quindi devo andare lunedì, avrò la visita a mezzogiorno. Se mi seguite su Instagram vi dico tutte quante le cose che io farò nell'arco della giornata, cosa mangerò, metterò tutte le mie ricettine, tutti i mini video anche qui. Spero che posso veramente magari aiutare le donne, aiutare le persone comunque che si sentono come me. Spero di essere più che altro d'ispirazione alle donne come me. E niente ragazzi, questo qui c'è, deve partire da dentro, da qua. È questo, cioè, spero di farcela. Ovviamente non sarò da sola a fare questo percorso perché c'è anche comunque mio marito che mi aiuta, che comunque mi sostiene. E poi però ecco questo dottore, questo specialista che sarà con me. E quindi ragazze, cioè, per dimagrire la cosa è una sola, chiudere la bocca, cioè non esiste il mangiare il cornetto a colazione, perché l'ho provate tutte, non esiste il mangiare, no. Io comunque fino al mio obiettivo non mi fermo, ok? Non mi fermo per niente al mondo, sarà dura, sarà molto dura per me, perché comunque, cioè ragazzi, a me se mi viene la voglia di una cosa io devo mangiarla, cioè è proprio una cosa brutta questa e quindi avrò questo aiuto. Spero che comunque molte mi seguite, spero che comunque mi aiutate, mi fate compagnia. E seguitemi sulla pagina Facebook, così almeno vedete anche tutti i miei aggiornamenti e su Instagram. Io per adesso vi do un bacio. Lunedì vi metterò tutto quanto quello che io farò. Vi auguro, perché oggi è sabato, quindi lo caricherò adesso il video. Vi auguro una splendida domenica. Domenica domani mangio perché, cioè, ragazze, mamma mia, comunque solo a me succedono queste cose. Comunque, ragazze, sta dicendo che a mangiare mangio perché domani è domenica, poi da lunedì ragazzi si comincia alla grande. Sostenetemi, aiutatemi, seguitemi e buttiamo via questa ciccia brutta finalmente perché io comunque anche da ragazza non ero grossa. Quindi voglio tornare al mio peso forma. Buttiamo via questa ciccia brutta. Vi do un bacio, buona domenica e ci vediamo lunedì per altri video.